Ok ragazzi, parliamo di digiuno intermittente, nello specifico delle tipologie che esistono. Possiamo distinguere il tutto in due grandi macrofamiglie. Da una parte abbiamo l'ICR, ossia l'Intermittent Calorie Restriction. Si tratta di una tipologia di digiuno intermittente che prevede all'interno della settimana dei giorni di digiuno o semidigiuno, quindi giorni in cui tendenzialmente o digiuniamo oppure mangiamo poco, e dei giorni in cui mangiamo ad libitum, quindi quanto ci pare, o comunque mangiamo in normocalorica o ipercalorica. D'altro canto invece abbiamo la metodologia un po' più nota a tutti del TRF, ossia il Time Restricted Feeding. Questo approccio prevede l'alternanza di periodi di digiuno o semidigiuno e periodi di iperalimentazione in un arco di tempo più breve, quindi normalmente le 24 ore. E anche da questo punto di vista possiamo vedere diverse strategie che prevedono delle tempistiche differenti, quindi da 16-8, quindi 16 ore di digiuno, 8 di iperalimentazione, fino anche a 24, ossia 20 ore di digiuno e 4 ore di iperalimentazione. Quando utilizzare entrambe le strategie? L'ICR può essere utilizzata come una valida strategia di scarica e ricarica nell'arco della settimana, ossia andiamo a fare dei semidigiuni in cui tendiamo a scaricare le nostre riserve energetiche per poi andare a ripristinarle con dei giorni di normo iperalimentazione, e questo in parallelo con un buon programma di allenamento ci permetterà di veicolare nutrienti all'interno del miocita piuttosto che della adipocita. Questa strategia potrebbe essere fatta normalmente prevedendo dei giorni di semidigiuno in cui mangiamo soltanto grassi e proteine piuttosto che di digiuno completo. Questo ci permetterà di mantenere comunque un certo stimolo in termini di sintesi proteica, quindi di risparmio del tessuto magro muscolare, e di andare quindi a ottimizzare i processi catabolici e cercare di veicolarli a carico del tessuto adiposo. Non a caso strategie del genere sono la base di tutti i protocolli di ricomposizione corporea, in primis l'Ultimate Diet di Lyle McDonald, che prevede per l'appunto l'alternanza di giorni di scarica per poi avere dei giorni di picco e di ricarica soprattutto glucidica. I protocolli invece di TRF, quindi digiuno intermittente nelle 24 ore, sono particolarmente utili da attuare a livello giornaliero per mantenere alta o ripristinare la sensibilità insulinica. Difatti, a parità di nutrienti, questo protocollo permette di mantenere sempre alta la nostra sensibilità con questo ormone. Anche in questo caso il consiglio è quello di scegliere un semidigiuno piuttosto che un digiuno. Questo perché il digiuno intermittente è tendenzialmente un'alternanza tra fasi cataboliche di digiuno e fasi anaboliche di iperalimentazione. Inserendo grassi e proteine nelle ore di digiuno andiamo a cercare di veicolare tutti questi processi catabolici a carico del tessuto adiposo piuttosto che di quello muscolare. Quindi in soldoni il concetto è che i protocolli di TRF possono essere utilizzati a 360 gradi 365 giorni l'anno. Ovviamente, come abbiamo già detto, sono tendenzialmente più difficili da utilizzare in periodi di forte iperalimentazione, perché comunque le calorie sono tendenzialmente molto molto alte. I protocolli di ICR invece saranno altamente efficaci in due contesti, ossia all'inizio del nostro percorso di ricomposizione corporea oppure dopo un periodo di stop o di deallenamento. Questo perché in questi due contesti la nostra capacità di guadagnare muscolo e simultaneamente perdere grasso è massimizzata, quindi un protocollo di scarica-ricarica si presta alla perfezione per ottenere questo risultato. Questi, come al solito, sono degli spunti su come io personalmente mi muovo con queste metodologie. Fatemi sapere, scriveteci nei commenti quello che voi invece attuate, se avete mai provato entrambe le metodologie, come vi siete trovati, perché il confronto che otteniamo in questo modo è la base reale per crescere. We'll